Oggi vi porto con me sulla funivia di Gubbio, un impianto di collegamento tra la città e il monte Ingeno. Ok. Eccoci siamo. Stiamo salendo sulla funivia di Gubbio, che appunto collega la città al monte Ingeno. Pensate che questa funivia è stata realizzata negli anni 60 e anche lì sembrava la sua realizzazione utopica, e invece poi è stata realizzata. Panorama eccellente, spettacolare. Utilizzata come mezzo di collegamento per i cittadini e i turisti. Questa sarebbe un'opportunità, come già avviene poi del resto in tutto il mondo. Le funivie vengono realizzate come mezzo di mobilità alternativa. Invece se ne parli a Roma quasi viene deriso. Invece fantastico. Invece forse alcuni cittadini romani, anche certa classe politica, dovrebbero aprire un po' più la mente e lasciare da parte quelle, diciamo, blocchi ideologici che non vogliono appunto far crescere anche la nostra città. È un'opportunità. Invece si attacca la giunta Raggi perché vorrebbe realizzare come mezzo di mobilità alternativa una funivia a Roma. Oggi con un biglietto andata e ritorno di 6 euro, sicuramente contribuito alle casse comunali, e che daranno un ritorno in termini di servizi per la cittadina. Quindi io credo che questi mezzi alternativi di mobilità siano comunque un'opportunità soprattutto per le grandi città e anche per Roma, chiaramente.